Mauro Alcherigi, direttore sportivo della Pallavolo Città di Castello. Tempo di bilanci, lo facciamo per la Serie C femminile. Esce inaspettatamente dal quarto di finale contro Chiusi. Questo però nulla toglie, direttore, ad una stagione, diciamo, positiva, dai. Assolutamente positiva, nonostante rimanga, diciamo, l'amarezza, anche la sorpresa per essere usciti con una squadra che avevamo ampiamente dominato durante tutta la stagione. Questo è lo sport, ma non dobbiamo dimenticarci che quello che abbiamo fatto di buono, abbiamo delle giovani molto interessanti che si sono messe in luce, che hanno fatto parte della rosa in questa stagione, che sicuramente diventeranno protagoniste nella prossima stagione, al loro fianco atlete ancora giovani che possono dare ancora molto. Sicuramente dovremo rivedere, diciamo, complessivamente tutto, ma la stagione è molto positiva e le ragazze dovranno prepararsi a una prossima stagione dove Città di Castello proverà ancora a recitare un ruolo da protagonista come ha fatto negli ultimi anni, perché oramai è consolidata la nostra presenza ai vertici anche nel settore femminile regionale. Non siamo riusciti ad arrivare in semifinale dove avremmo incontrato Pontefelcino, che abbiamo battuto, diciamo, l'unica squadra che ha battuto Pontefelcino durante tutto il campionato. Purtroppo queste due gare, questa anche formula, queste due gare anche molto ravvicinate, domenica e martedì che abbiamo disputato, non ci hanno premiato e forse hanno messo in evidenza anche il momento poco felice che stavamo attraversando. Prossima stagione potrete contare anche sulla crescita di alcune ragazze della Under 16 che in questa fase si sono aggregate, hanno capito, hanno studiato, si sono confrontate con le più grandi e ora possono partire alla pari delle titolari. Io credo che lì ci sono dei ragazzi schiacciatori centrali che possono essere molto, molto, molto interessanti. Dovremo riguardare un po' quelle che saranno le scelte, cioè non è una cosa che non è stata ancora fatta, la stagione si è appena conclusa, ma sicuramente dovremo, come facciamo sempre, investire nelle ragazze e fare della nostra, diciamo, settore giovanile l'ossatura di questa squadra, come già di fatto è una squadra che viaggia tra Umberti e Sansepolcro come provenienza delle atlete, quindi è una squadra, come la definiremmo, a chilometro zero, che ha fatto un campionato molto importante e che voglio ringraziare per l'attenzione con la quale ci hanno seguito in un anno particolarmente difficile, perché la stagione difficile è stata di tutto il movimento, perché in una stagione dove c'è un passaggio, diciamo, in qualche maniera tutte le componenti hanno delle sofferenze. Ultima battuta, dal punto di vista societario, credo che a bocce ferme si potrà seramente trovare la quadra, no? Tra voi e i Assolutamente. nuovi. Diciamo, Però, anche lì, cerchiamo di capire che cosa ci aspetta, di nuovo un'estate calda o punterete a chiudere? no, sicuramente questo mese, giugno, è il mese in cui verrà definito tutto. Siamo arrivati a definire praticamente tutto. Il nuovo gruppo deve solamente prendere possesso dell'organizzazione e proseguire l'attività. Spero che questo consenta di avere gli stessi risultati che abbiamo avuto, anzi, io credo che questo che stiamo facendo sia proprio per stabilizzare il movimento sportivo pallavolistico, che a livello regionale sicuramente nel maschile e femminile è il più importante come risultati e come numero di atleti che coinvolge, come campionati che disputa. Siamo una realtà, lo abbiamo detto sempre, ma che fa poco meno di 30 campionati con 400 tesserati tra maschile e femminile. Credo che questo non sia qualcosa, patrimonio di qualcuno personale, ma è patrimonio di una città che ama la pallavolo e lo dimostra con gli 800 persone che vengono al palazzetto. Senti, Mauro, un'ultima battuta. Di solito poi alla fine si fanno anche dei ringraziamenti, no? Ti senti di dover ringraziare qualcuno quest'anno? Beh, io mi permetto allora di ringraziare per 20 anni di pallavolo che ho fatto. Ah, un attimo, perché? Perché dal 97, quando siamo ripartiti dalla Serie D, io c'ero e oggi E tu adesso in questo momento consegnando ad altri il testimone, che E ti fa male, lo è, vedo. diciamo, che è abbastanza così. Ma guarda Mauro, io credo che ti ho imparato a conoscere, ad apprezzare. Ci siamo scontrati tante volte, però da amici. Se la pallavolo in questo momento a Città di Castello
può dirsi tale, ci siamo in B, lo dobbiamo a voi che ci avete creduto dopo, non lo so, una fusione, uno strappo, non lo so quello che è successo 3-4 anni fa, però siamo qua ancora vivi. E vederti commuovere a me fa tanto piacere da una parte, dispiacere da un'altra. Io mi auguro che ci sia un posto per te, perché è giusto che ci sia un posto per te, e se no ti faremo la statua di cera. No, Palandraion, posto anche per te. Ti devo ringraziare, voglio ringraziare Mirko Pescari, perché siamo partiti insieme a lui, con Lucio Sideri, Bassini e Enzo Sideri, il gruppo con cui siamo partiti. Poi per strada il mio amico Graziano Caselli, e poi Arveno Zoan, che è stato, ci ha permesso di vivere un grande sogno nella pallavolo e che è sempre vicino alla pallavolo Città di Castello. Ma io credo che vada ringraziato anche un altro personaggio. E poi voglio ringraziare due persone che in tutti questi anni, dal 2003, ci hanno dato una mano sempre, e si chiamano Alessandro Gherardi e Lucio Sarabelli. Li voglio ringraziare pubblicamente perché per 14 anni sostenere la pallavolo con questa continuità non è che capita tutti i giorni, e forse è stata anche la nostra forza. Spero che il futuro gli permetta di continuare a cogliere risultati importanti, e poi non so chi posso dimenticarmi, non cito allenatori, non cito nessuno, perché io ho voluto bene a tanti allenatori, anche se qualche volta le strade si sono separate, per cui, ma mai definitivamente, perché io ho ringraziato allenatori che non sono più con noi, perché dopo qualche anno si raccolgono frutti anche del lavoro di altri allenatori, e rimangono aspetti personali che vivi con gli allenatori e vivi con i dirigenti. Poi adesso, se dovessi ringraziare Valerio, Armando, vabbè, dai, Maurizio, li ringraziamo tutti. Io ti dico che comunque noi continuiamo e continueremo a seguirvi, e io ti continuerò a chiamare, perché la tua esperienza a me serve. Io ho iniziato guardando la pallavolo dalla porta secondaria, di errori ne ho fatti tanti, ho imparato e sono cresciuto con voi. E adesso, se siamo qua a commentare per il 12esimo anno le gesta del Città di Castello, lo dobbiamo anche a voi. E a chi ti lasci la possibilità di avere un piccolo ruolo in questa nuova società? Questo è un aspetto che non compete a me. Io l'obiettivo che avevo principale era che ci fossero le condizioni perché nascesse un gruppo importante che desse futuro nei prossimi 5 anni alla pallavolo. Credo che un progetto quinquennale sullo sport a Città di Castello non ci fosse mai stato, nasce proprio da un passo indietro che alcuni fanno e da altri che si assumono delle responsabilità, perché la situazione da portare avanti è molto impegnativa. Se ci sarà bisogno della mia presenza, vedremo se sarà possibile, come faccio un po' con tutti, perché credo in questo momento di dare una mano in Umbria e anche fuori dall'Umbria a parecchie società, anche in questa fase di mercato, giocatori. Dentro il mio ufficio è pieno di identikit di giocatori per ogni categoria. Quindi credo che qualcosa... E l'organizzazione? Beh, l'organizzazione è alla base dei risultati. Graziano Caselli, che è stato, diciamo, il motore di questa organizzazione in questi anni, credo che possa garantire tranquillamente tante stagioni.